un po' così, eh? Sì. Un po' duretta, ma... È vero, un po'. Non ti apri molto, è vero? In casa, così... Com'è, no. Riservato? Voglio chiedere a tuo fratello. Porca miseria. Com'è lei? È un po' duretta, però se la sai prendere è una brava sorella. Bene. E tu invece come pensi di essere? E questo... Non fa niente. Ma io credo di essere una ragazza semplice e... testarda sicuramente, però con tanta voglia di vivere. Beh, stasera tanta voglia di vivere, voglio da te anche tanta voglia di vincere. Sì. Mi raccomando, perché qui ad Affari Tuoi si torna con un bel ricordo solamente quando si vince, non dar retta a chiacchiere. Là, il dottore ha, grazie a una tua prima ottima manche, solamente 5 pacchi blu. Sei stata bravissima, non succedeva da tempo avere solo 5 blu a questo punto. La tua sfortuna è che hai tolto nessun rosa, nessuna incognita, ma i 2 pacchi negativi sono stati 2 rossi, 250.000 e 75.000 euro, ma ancora 500.000, 100.000, 50.000 e tutti i rosa, compreso il rosso relativo, i 30.000, pacco rosso relativo, canto pure io, non ho capito. Pronto, dottore? Mi scusi, no, vabbè. No, vabbè, una volta. E lo so che... è domenica. Scusi. Attenta. Sta a te decidere. Vuoi cambiare il tuo pacco o preferisci ascoltare un'offerta? Cambio o offerta? Offerta. Concreta. Prima di dirti l'offerta voglio farti una domanda. Perché sei qua ad Affari Tuoi? Beh, vorrei riuscire a vincere qualcosa almeno per comprarmi casetta. E poi chissà, il canto... Guarda, fare casetta, fare qualcosa... esperienza. Qua c'è il concreto. 28.000 euro. La prima. Si chiude! La parola! Tanti? Max, ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Bene! Ripartiamo allora! Il cucciolo dove sta? 2 Liguria, Elena! Ce l'ha del cucciolo un po', Elena, Ce l'ho avuto a casa un cucciolo di Elena 2 anni, poi mi è scappato dalla gabbia. Sì! Ma sì, ovvio che! Ecco Cinzia! Che arriva e che ci porta? Un cagnolino piccolissimo! Vieni! Buonasera. Che cagnolino è questo? È uno spritz tedesco. È uno spritz? Spritz è buono, tedesco. Eh? Sì. Lo spritz tedesco, con che si fa? No, è uno spritz. Eccolo qua, è molto buono. Come ti chiami tu? Lui si chiama Valterino. Si chiama Valterino? Perché Valterino? Signori ignobili gli diamo questi animali, ma Valterino. Quanto c'ha Valterino? C'ha 4 mesi e mezzo. E lo spritz è cattivo come animale? No, no. È molto attaccato ai padroni, alla propria famiglia, è diffidente con gli estranei. E va bene, è diffidente. Ciao Valterino. E bisogna stare molto attenti per l'alimentazione, sì, perché per lo spritz, tendono sì. ad ingrassare. Eh sì, perché con tutta la roba alcolica, a forza di spritz, alla fine c'è quella pancia, no? Che si... Ciao Valterino. Ciao. Ammazza Valterino. Intanto ragazzi, ricordate cosa vi ho chiesto, dove si trovano le Cinque Terre, in Liguria o Lombardia, i numeri li avete, chiamate. Bene, attenzione. L'hai trovato il pacco cucciolo? Bene. E allora ti sfido, trovami quello stecchino, che magari dopo cena non si sa mai. 16 Sicilia. Apri. Sì, lo stecchino! Lo stecchino! Hai capito, ferma! Oh! Oh! Senti, ragazza di Sacile. Ragazza di Sacile, se trovi un altro blu, al dottore gli meniamo col badile, perciò io ti dico concentrata, che è possibile. Ieri sera al Mamba, lo ricordi? Il mamma in 10 minuti ha bruciato tutti i soldi possibili, ha giocato al contrario. Non è detto che tu riesca a fare lo stesso. Certo. Con i pacchi rossi. Dove sta?
un altro blu. O almeno togli, non togliere i rossi, pesca un rosa, un'incognita. Quindici, Molise. Erika. Erika è la concorrente che mi dimentico sempre. Perché sta là, non la vedi, lo sporca, non dice niente. Era meglio se non lo chiamavo? Ad affari tuoi si possono fare due cose. Giocare, divertirsi, raccontarsi. Altre volte, visto che c'è uno che ti ha sopportato tanto tempo, ci sono opportunità che si materializzano. Magari proprio tra le mani di tuo fratello, apri. Guarda che hai pescato! Guarda che tabellone! Sì, dottore. Lo vedo benissimo da solo che il tabellone è eccezionale, mi fa molto piacere, forse a lei di meno. Si sta alzando la temperatura. La prima offerta che tu hai rifiutato, senza pensarci neanche più di tanto, è stata di 28.000 euro. Sta salendo, 29, 30, 31, 32, 33.000, 34.000, la temperatura sale, inizia a diventare quasi febbre, 35.000, 36.000, febbre vera, alta, 38.000 euro. Vai avanti. Vado avanti? Sono tutti alti, Giù, giù. Vai avanti. Vai avanti, vai avanti. Vai avanti. Oh. Vai avanti. Ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Tre tiri, dove vai? Quattordici, Emilia Romagna. Sandra! Hai un tatuaggio, Sandra? Azzurro. Cioè, ma il tatuaggio è il vestito o è questo il tatuaggio? No, stavo di essere da un po' successo. Amico? 30.000, se ne vanno. Va bene. I rossi sono dentro, altri due. Finora hai scelto bene. Io ti dico, guarda, potresti fare così. Mi fai un rosa, un blu. Un rosa, un blu. Sarebbe perfetto. Dov'è il blu però adesso? È sempre più difficile. Lombardia, la mia vicina di banco.